agosto 2014 sono stato nominato presidente di ARPA, poi con Fluitentù a seguito di un processo assai virtuoso di fusione con la Ferrovia Adriatico-Sangritana e con GTM SPA. In questi 2 anni e mezzo è stato realizzato un progetto particolarmente ambizioso per l'azienda, anzitutto, direi anche per la Regione Abruzzo, che oggi può contare su una partecipata nel settore dei trasporti in grado di competere e in grado di accettare le sfide che le si prospetteranno in futuro. Sin dal momento della nomina ci sono state molte verifiche sulla presunta incompatibilità del mio incarico quale presidente di TUA con quello di professore a tempo pieno dell'Università degli Studi di Teramo. Sono tutte verifiche che si sono concluse positivamente, da ultima la verifica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha demandato per eventuali profili di incompatibilità al Ministero dell'Università, ritenendo, per quanto di propria competenza, l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Ho atteso il pronunciamento del Ministero e della mia Università che hanno confermato la correttezza del mio operato. E tuttavia, sia perché i principali obiettivi sono stati raggiunti, sia perché la mia intenzione è evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione che può nuocere in qualche modo all'azienda, ho preferito rassegnare le mie dimissioni, nella certezza di aver adempiuto al mandato ricevuto e di aver, con il concorso di tutti i lavoratori di TUA, realizzato un progetto assai rilevante per la nostra comunità. I migliori auguri all'azienda e a tutti i lavoratori, a cui voglio rivolgere un ringraziamento particolare, perché senza il loro senso di responsabilità e senza l'accettazione di rilevanti sacrifici da parte loro, il processo di risanamento aziendale non sarebbe stato possibile. È stato realizzato al contrario e oggi TUA può offrire una ottima opportunità ai lavoratori, ai 1.600 lavoratori dell'azienda, ma direi all'intera comunità regionale, offrendo un servizio, quello di trasporto pubblico locale, sempre più efficiente e con un recupero sui costi e una progettualità in termini di investimenti davvero inviabile. I migliori auguri ai lavoratori e a tutta l'azienda. ABR 24, le notizie, con te, sempre.